Ciao e benvenuti, sono Leferri e oggi scopriamo Streets of Rage 4 a distanza di ben 26 anni dal precedente capitolo. Prima di iniziare voglio farvi vedere il fatto che si possa personalizzare l'icona del pasto piccolo e del pasto grande. Queste qua sono le icone di quello piccolo. Io per correttezza ho messo la pizza perché la adoro. E il pasto grande dove ho messo l'hamburger con le patatine perché mi piace un sacco. Per cui chiudiamo, era una cosa molto simpatica da far vedere. Storia, nuova partita, vai, difficoltà normale. Né troppo facile né troppo difficile, una semplice sfida onesta. Il personaggio abbiamo il mitico Axel che era presente anche negli altri, Blaze pure, Cherry e Floyo a quanto pare sono delle novità e perlomeno io non me li ricordo. Per cui proviamo il mitico Axel, ecco. Axel Stone, ecco, sì, mi ero dimenticato il cognome, onestamente. Vediamo un po' com'è la storia. Sono trascorsi 10 anni dalla caduta di Mr. X e del suo sindacato. La città ha vissuto in pace, finora. È sorto un nuovo impero del crimine che sta corrompendo tutto ciò che c'è di buono in città. Gira voce che sia guidato dai figli di Mr. X, i gemelli Y. Gli ex detective Axel Stone e Blaze Fielding si coalizzano con la figlia del loro vecchio amico, Cherry Hunter. Ah, il figlio di Sammy, giusto? E con Floyd Iraia, un apprendista del grande dottor Zan, ecco sì, giusto. Insieme questi quattro giustiziari si ergono contro il sindacato sulle Streets of Rage. Quindi Zan era l'altro personaggio e Hunter pure. Quindi questo qua è la figlia e quell'altro è un apprendista, ok, bene. Bene, allora io ho già visto ovviamente qualche stralcio di gameplay. Devo dire che il gameplay bene o male è solido, ok? Quindi il classico di Streets of Rage è un po' tra virgolette legnoso, nel senso che non è proprio super fluido come si aspetterebbe da altri beat'em up. Però diciamo che è all'altezza dei precedenti. Quello che non mi piace molto in realtà è la grafica, cioè questa sorta di animazione tipo cel shading barra cartone. Non lo so, non mi piace, io avrei preferito qualcosa di... Non dico in 3D, perché Streets of Rage diciamo che non era proprio in 3D, però un po' più pixeloso, ecco. Non lo so, boh, non mi convince particolarmente, però per il resto devo dire che sembra simpatico. Allora, Y, le mosse speciali ti finiscono, colpisci i nemici per recuperare la salute. Ecco, per l'appunto. Quindi io posso fare, scusate, Y, però mi consumo un po' di salute che io devo recuperare immediatamente tirando dei cazzotti. Aglio. Poi con B raccogliamo le cose, se non ricordo male. Questo qua è... Perfetto, mangia la pizza e avanti. Vedete, non c'è nessun tipo di scatto in avanti, Si cammina e basta. Soldini, punteggio, vabbè, insomma. Per raccogliere i nemici basta andarci addosso. Per fare la presa più che altro. E dopo, cuccati questo, ok? Anche. Aglio. Ma come lo tiene il coltello? Qua, strano. Giochiamo di sponda qua, dai. Almeno Axel lo tiene relativamente bene, diciamo. Sono gli altri che lo tengono, non lo so, tipo candela praticamente. Vai. Dopo c'è la mossa speciale, quella d'attacco, che è questa qua, ok. Dopo c'è anche quella difensiva, E adesso vi faccio vedere questa qua. Questa qua praticamente rimane sul posto e distanzia i nemici in pratica. Aglio. Oh cazzo, me ne ha fatto la presa. Vediamo un attimo i comandi. Allora, suggerimenti di combattimento. Attacca, salta, raccogli, lancia. Mossa difensiva speciale. Mossa offensiva speciale. Mossa aerea speciale. Tieni premuto X, attacco massiccio. Mossa lampo con il doppio avanti. Attacco da dietro. Presa a mezz'aria. Mossa stella, Y più B, questa qua devo provarla. Avvicinati per afferrare, balzo col punteggio, colpi lanci, ok. Alcune mosse sono invincibili, sfruttale a tuo vantaggio. Mossa difensiva speciale, afferra e lancia. Bene, la cabina si rompe, ovvio. Benissimo. Più o meno. No, aglio. No. Chi è? Tubo di piombo, aglio. Grandissimo, Axel. Spacca la testa a tutti più o meno. No. Sbagliata coordinate, diciamo.
raccogli questo. Questo qua, un coltello, vabbè, forse ha un po' più vita. E questo qua cosa fa? Ah, infami. Avrei preferito una pizza. Vabbè, eccola qua, dai, a posto. Quando uno sbaglia mira, nonostante non sia in uno sparatutto, comunque va bene. E la mossa speciale però non usa questo, Resistente però il tubo di piombo, cavolo. No, niente da fare. No, ma non era tipo invincibile la mossa speciale, no? Forse questa qua e basta. Vabbè, ok. Sto scazzando tutto. Delle volte è proprio facile, diciamo, confondersi. Basta proprio quella tacca in basso per non prendere il nemico. Carina la musichetta. Bravissimo. A me servirebbe vita però, perché io qua sto andando discretamente, ma mi serve vita. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Per fortuna, bene. Ovviamente se vi piace il gioco lasciate un bel like per il video. E se siete qui per la prima volta nel canale, valutate anche l'iscrizione, perché per me vuol dire davvero molto. Grande. Bravissimo. Aio. Morto, bene. Pizza che male non fa. Beh, forse fa un po' ingrassare, però per il resto dai. Ui là, tu sei il boss secondo me. No. No. Già. Cazzo. Ne ha di vita, Quante barre ha? 2, 3, 4. Mamma mia, per un pelo. Fortunatamente pure la telecinesi hai, ma che cazzo è? No! E questo non va bene, Mi sa che questa qua è... infatti, no, l'ultima è, dai. Non va neanche male in realtà. Scappa. Grandissimo. Combo distrutto. Il tubo è un po' OP, diciamo. Bello però, dai. Voi cosa ne pensate invece? E questo qua? Bisogna saltarli questi. Sì, decisamente. Particolare modo di combattere di questi qua, con le mani in tasca, ok. Ed è pure un pollo, quanto pare. Ottima Miraxel. Mossa speciale. No, niente. Ho scazzato qualcosa, vabbè. Aspetta che non ho ben capito come si prende la stella. Mi sfugge. Cavolo, aglio. Ehi, vabbè. Morto. Combo devastante. No. Che hai fatto? Ma cosa fai? La devi lanciare in là, Ah, vabbè.
Ci è voluto un po', però ce l'ho fatta, dai. Pizza, grazie. In. Vita extra con 1000. Galsia si chiama questo, eh. Troppo distante, va bene. Ci fate uscire adesso? No. Oh, quindi quello là era solo un mini boss, cavolo. Aglio. Ah, ma io non... Boh, vi giuro ragazzi, mi sembra di averla raccolta prima, boh. Tutto qua? Speravo un po' meglio io, onestamente. Vediamo cosa c'è qua. Eh no, cazzo, sto qua la teniamo per dopo. Ups. Ah, niente, vai di pizza, Axel, cazzarola. Vai di pizza. Bene. Ehi, vabbè. Pessima mira, vero? Eh già. Non è facile. Cavolo. Ah, il tubo di piombo. Questo qua mi ci vorrebbe, effettivamente. Vieni qua. Questo gioco qua, a livello massimo, deve essere... Bastardo, cavolo. Deve essere proprio difficile a livello massimo, questo. Cioè, io non sono un campione, ok. Ma cazzo, è impegnativo. Morto. Bene. Ah, perderemo un'altra vita qua, mi sa. Poi finché faccio così, vero? Dei lisci da paura. No. Dai. Dai di nuovo. Grandissimo, più o meno. Stage 1 clear, quindi era il mini boss quello, ho capito, dai. Sei a posto, Axel? Bene. Fase 1 completata. Le fasi sono 3 in teoria, credo. Quindi sì, è relativamente corto, ecco. Vediamo un po' com'è la parte dopo. Gran maestro di Chinatown, era un loro amico. Pare però che sia troppo tardi. Vi hanno già trovati. Vediamo un po' il distretto di polizia com'è. Allora, i nemici sono gli stessi identici, eh. Ah, ci hanno messo in gattabuio, ho capito. Questa qua è la prigione praticamente. Vabbè, va bene ragazzi, dai, il gioco abbiamo capito bene o male com'è, devo dire che è molto molto carino. Per il resto fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie e alla prossima.